Inizia la Losers. Ah, sì, aggiorniamo anche. Allora, che sono partiti su Allora, si vede già su Fred che usa Cloud. Dopo sicuramente che usa Cloud. Sì. Però finora sono sempre più anche nei top. Sì, quindi sarà una sorpresa. Anche se Fred si è capito che è abituato a usare gli spadaccini. Ah. Oh, non c'è il tech, quindi Voshak elimina Sylvan. Ora una situazione di qualità a parte Pit e Mario, che hanno ancora questo. Sì, vabbè, comunque sono appena una squadra per parte, quindi grande pubblico, ma la partita resta appena cominciata. E ecco qui, la situazione di due stock, o già un Mario o un po' di partita si mette a partita in campo. Sarà un po' Mario che lo lancia sulla spada di Cloud. Che peccato di partita con questo Dare che ammazza Mario. È il left smash di Mario che butta via. Prova. Ah, poteva killare. Ora Cloud si mette a partita. Sai forse perché ha fatto a play là? Guarda, pensavo che era un po' troppo, forse anche la sua capitola asciutta. Se lo faccio là, fai a play e lì. Ah sì, asciutta la mia. Però c'è il ricambio. Allora, dubbio, quando viene battuto, il suo compagno deve dare la stop alla Elsa. Siamo 2 a 1 a gioco. Cioè il left smash che non basta su Mario e che è ancora ad alte percentuali. Però potresti fare un danno. Che mazza fuori, però la DI è giusta. Sì, però ha fatto il suo, usando il troppo di gamma, ha fatto il suo compagno. No, perché era ancora più troppo di gamma. Con le alte percentuali, cerca di... Ehi, pensa poi questo bambino! Il pochissimo questo gamma di Cyber, fa una strage. Cyber... con il tempo Mario, tutto pizzo, pizzo. Molto simpatico. Poi prova a tirare il gun inside. Poteva provare qua la gatta Mario. Sì, poteva. Anzi, avrebbe dovuto mettere così, sparitini, sparitani. Oh, il bello di Boccia! Perché la gatta torna su questo per te a rischio perdere la sua stop. Va bene. È l'F smash che butta fuori. È sicuro che tu bomba in F smash. Cosa che lo kill. Astra ci saluta e va a giocare la sua partita di pool. Però tipo con 3 stop di vantaggio. È seguita quella tua. Sì, sì. L'ho anche avuto i conti, vedi con. No, ho visto quando aveva avuto i conti. Questo gamma con che piazza conti. Ciao, un secondo qua la strada, sono davvero scassato. Poi è la mia. Infatti due punti giocatori che anche se sono i loro punti, forse è il doppio pitch chi riesce a vedere meglio lo scopo da creare lo schermo, quindi arriva un po' di scopo. Non so che quando quella sequenza è lo sto usando anche con personaggio.
mamma mia. Che botta. Ha fatto appena. Sì, è come se fosse sempre la situazione giusta. Anche dietro delle regole. Certo. Forse che hanno molto però Ganon piazza, io pensavo che tipo sto martellando Ganon di stile tanto e una cosa del genere già bolce che trova una stop sì. Che sono tre stop di tre che sono ragazzi si è preso non vi è un po' strano però riesce ancora a mantenere tutte le sue stock sarà che non sono in terra perché dovrà andare almeno una boccia quella boccia che quando è sta uscendo Ganon però deve servire il favore a Ganon un furto però Ganon ciccione bello questo non sa niente l'altro del campo intanto da dietro ci arriva una voce tipo chi vuole giocare un gioco da campo Storm comunque situazione a vantaggio ritardo sì cioè ma sto però cavando qua è sempre cavando quindi a meno di un bear di Cloud o un bear off stage di Mario però per bello bello qui non muore dove morire vediamo tra l'altro ci riesco però anche se forse ha visto un pito da fare qualcosa di più per disturbare Fred perché Fred aveva fatto prima una falsa partita. Forse un po' di stasca, un po'. Bravissimo, oh! Poi Simon a piazzare questo Dair. Questo tipo è pronto! Attenzione qua, riesce a attaccare. Poteva non farlo, ma era comunque rischioso. Perché, attenzione, ci riprova! Qui ancora! Visto che tanto che Get Up Neutro è un'opzione molto utilizzata, qui da me era bellissimo. Sì, ma sono freddo di Dair. Sì, vabbè, poi Salve era molto più alto. Ha fatto un sacchino. Ce l'ho in culo adesso, spero non mi usi questo tanto. Comunque, intanto abbiamo un boss a 126 che per riformare con questo battle che pure è fortissimo, il doppio. Sì, bisogna andare a sfidare. Vediamo come lo fa farà qui intanto una back throw 35% per Ganondorf vediamo che si interrà non ci riesce ancora off stage food K oh, no lo salva ha fatto una cosa pazzesca salva la mossa è veramente pazzesco lui non poteva tornare con quella AP ha mirato a Mario l'ha presa e l'ha killato così. E poi si salva. Qui Bocek doveva aspettare. Sì, sì, però sono cose comunque che non ti vengono in mente. Infatti. Andiamo qui. Questo 80... è un colpo di genio, mi sa. 9% e qui fanno 1 più 1. Perché adesso in realtà il vantaggio comunque è Fred. Se qui punisce con la jab, vediamo come si rialzerà. Non dovrebbe killare appunto. Qui tenta di gimparlo. Esatto, perché non appare 7. No! Ci stava un tilt e lo killava, sono già. Non l'avrebbe killato, ma mandava un stay. Sì, che andava a puntare. Ma anche Cloud adesso vuole fare al porto. Attenzione, qui prova ancora con il side beat. Okay. No! Qua ci sta, se l'è meritato perché proprio, ha meritato di perdersi questo stop così perché ha voluto veramente strafare. Quindi 1-1 e si andrà all'ultimo game. Noi siamo in ritardo come sempre. In ritardo e in autismo, come vediamo da questi tag. Vabbè dai, le bulle già sono iniziate. Sì, però il problema è che poi qualcuno che può giocare, tipo me, Storm, eccetera, dovremmo fare tre partite tutti insieme, non si possono sdoppiare, quindi in realtà non guadagniamo moltissimo. Ma vabbè, non diciamolo a Storm che poi dice no, io devo andare a studiare per gli esami. Voglio commentare sti pagliati. Dai, prego, prego. Certo, 12 dopo 16. Certo, 12. Passano i primi tre a ogni pool. Ah, ok. Che cacca. Ma Cotoletta a che punto è?
ci sta. Anzio ciò. No. Vabbè, sì, però devo vedere una cosa. Aspetta, devo fare una cosa. Vedi quando inizia? Perché cazzo? Ci stanno trollando. Metti là, dai. Ok. E parte questo match dei nostri eroi più patetici della storia di Alto Mare, probabilmente. Ok. Mario, ecco. Cioè, loro si sono iscritti a mo' di trollare e intare e intarsi a vicenda. Si stanno intando a vicenda, eppure per qualche strano motivo sono fino il loser semis. Stanno battendo anche Boccia, che è freddo, che comunque la maglia è un team costante. Allora è la prima volta che giocano insieme, zero team combo. La prima volta che usano a meno pixel. Sì, sono stronzati. Cyber che ha deciso di unirsi ai... di diventare un T-Roll e quindi di piccare Ganon. Ma cosa è successo? Ma che cosa è successo? C'è da fare subito Sakurai, ti guarda! Questa partita... Sai perché non è morto? Perché questa partita rappresenta lo spirito di Smash ideato da Sakurai. E quindi non l'ha fatto morire. L'ha salvato! Cos'è sta merda? Il beatdown, perché non la più pallida, non manda mai, esatto, non ci interessano i dati tecnici. Se lo sciaccava così, se lo sciaccava così, io gli donavo 5 euro. Ragazzi, poco fa il volto, mentre stava giocando uno di uno Fred, il volto di Bocek è il volto della disperazione. Un uomo che stava per perdere ogni residuo di dignità, quella dignità che era rimasta dopo aver giocato Mario per 2 anni. Cioè, quindi abbastanza già poco. Madonna, patente. Tempo, vediamo il nostro team dei sogni. Cyber la Pix che continua ad essere in vantaggio, la rovesciata di... un combo breaker. Questa è la tech, questa è la predizione di un uomo che oggi è qui. Non lo so. Madonna! Ma cos'è? Ragazzi, Cyber si è trasformato in dio, non si sa. Secondo me si interessa. Cioè, Osu l'ha baffato, ragazzi. È invincibile adesso. Ora è veramente un Gaon of Real Life. Sì, sì, cioè, dovrebbe essere Cyber quello che stava intando con Ganon, in realtà sta carriando questo team. Eccolo qui, questo calcione. Vedete le kill di Cyber a fine game. Ah, era l'up tilt. Ah, ok, era l'up tilt, perché non è morto. Ma noi abbiamo spettatori. Cosa di no? Ah no, ce l'abbiamo. Io spero che nessuno sia tanto pazzo da prendersi. Esatto. Pazze partite. Quindi torniamo a Pix con il suo quality gameplay. Salto fra una piattaforma e l'altra nei doppi. Salto, Cyber. E anche ovviamente la combo. Esatto, la combo già per la Mario. Io ho provato a fare il flood per mandarlo su quello e fare il finishing touch. A Pix sta intando in una maniera veramente vergognosa. Cos'è quel Down Smash Full Charge sulla piattaforma? Quello è lo scopo. Quello è il vero motivo dietro le loro azioni. È morto. Ah no. Vabbè, perché lui è una persona onesta. Io qui vedo una sciaccata su Mario. È un 1v1 dei sogni. Vediamo come rientrerà Ganondorf. Riesce a rientrare? Ok. Allora può piazzare un up smash. Può prenderlo con un up smash a Cloud e poi fare la sciaccata a Mario. The Dream, e invece no. Cosa fa bellissima. E muore. Il nostro...